Ancelotti mi sa che ne è servito a convincerlo. Cioè. Perché tu non sai di quello che stiamo parlando. No, non ho Eh, capito. allora, statemi bene a sentire. Napoli c'è l'offerta dalla Cina per Amsic, ma soprattutto Amsic avrebbe dichiarato a sto giro e si sarebbe convinto, secondo voci di corridoio, ad abbandonare definitivamente i partenopei. Vogliamo riavvolgere il nastro, salutiamo e ne Salutiamo prima parliamo di con tutto. calma, Ciao perché lui si ragazzi. aspettava che parlavamo di sta No, cosa, sinceramente perché no. ci avevo in mente un altro Era video. proiettato su un altro video. Però Sì. poi quello lo registriamo dopo. Detto questo, siamo tornati su questo nuovo video, ma prima di cominciare, link in descrizione, scaricate OneFootball, la nostra applicazione preferita, gratuita e di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi, che ci consente proprio di carpire queste Queste notizie belle di notiziole. calciomercato. Detto questo, al club partenopeo andrebbero, l'applicazione ovviamente gratuita, L'hai sia già per detto? Android sia per iOS. Non ho Ok. detto che per tutte e due le Ok. piattaforme. Ai partenopei andrebbero 30 milioni, mentre al giocatore un ingaggio da 35 milioni di euro. L'addio del capitano torna a essere un'ipotesi concreta. Nonostante le parole d'amore verso il Napoli e la telefonata di Ancelotti, sarebbe arrivata l'offerta dalla Cina. Il club accostato ad Amsic è lo Shandong Luneng. Bello. Secondo il quotidiano partenopeo, il giocatore sarebbe a un passo dall'accettare l'offerta, mentre il club, dal canto suo, non ha intenzione di ostacolare eccessivamente, non esclusivamente, la trattativa, ma nemmeno di fare sconti rispetto ai 30 milioni pretesi da De Laurentiis. Si starebbe già pensando al sostituto, e te lo dico immediatamente: Dennis Praet della Samp, 24enne, regista belga, autore di un'importante stagione in blu cerchiato. Adesso voglio sapere tu che cosa ne pensi di Marek Hamšík, del fatto che se ne vorrebbe, a quanto pare sarebbe convinto ad andare via. Quindi, che ne so, magari Ancelotti non è riuscito a convincerlo, non gli ha dato garanzie, così come Sarri magari gli ha detto te posso far giocare o da subentrato o 70 minuti e poi te cambio. Io il mio parere su Amsink, su Amsink l'avevo già espresso perché comunque non l'ho visto con grossa continuità nell'ultima stagione pure con Sarri e già all'epoca di Benitez veniva sostituito in ogni cazzo di partita, quindi secondo me, non lo so, forse non regge più i ritmi della Serie A e probabilmente una cifra di 30 milioni di euro ad una società che comunque si ritrova, sì, il capitano, il simbolo, la bandiera, tutto ciò che volete. Quanto vale secondo te Praet? Praet, secondo me, con 25 milioni lo vai a Secondo me prendere. qualcosa di più, ma comunque se riuscissero a 25, fa secondo me, basta, non lo se prendi. riuscissero a fare un'operazione a costo zero e quindi sostituire Amsic con Praet, fai l'entra e esci. Certo che Ragazzi. Amsic è la bandiera per eccellenza del Napoli, è quello che ha messo record su record, è quello che ha segnato una fracca di gol, è quello che comunque ti dà anima in campo, perché Ci c'è ha anche messo da tutto con dirlo. Napoli, ci ha messo di Cioè, non è più tutto. l'Amsic che conoscevamo una volta, e credo che anche i tifosi partenopei siano Lo d'accordo con sanno, lo noi. sanno. Comunque è un giocatore che va centellinato e secondo me, se il Napoli effettivamente vuole ricavare tanti soldi ancora dalla cessione ipotetica del capitano, questa è l'ultima occasione secondo me, perché ormai è oltre i 31, oltre i 30 in generale, Vabbè, sì, comunque c'ha oltre i un 30, ultra-trentenne, ultra certo. trentenne. E appunto perché è un giocatore che va centellinato, quindi non più nel pieno della forma fisica, secondo me per il Napoli sarebbe la cosa migliore e Soprattutto se soprattutto, lui vuole partire, ovviamente, perché Napoli non mi sembra intenzionato a ma non cederlo. solo se effettivamente si parla di uno stipendio da 35 milioni, insomma. Guarda, là se parla di 35 milioni, ma Ma non ho se capito io se so penso all'anno. no, Ma è 35 milioni all'anno è possibile? impossibile, Diventerebbe uno dei più probabilmente pagati e non è possibile. 35 come potrebbero essere in 5 anni, come In potrebbero essere 3. in 3, ragazzi, però sono sempre tanti tanti soldi all'anno che ovviamente non percepisce Non adesso a Napoli. percepisce assolutamente al Napoli. Quindi, ragazzi, potrebbe essere la soluzione ideale per entrambe le parti. Ma Amsic che decide praticamente ormai di andare a svernare e svecchiare la carriera così, perché magari Non non si so, sente beh. più, oppure vuole vedere che sta cominciando a pensare al Amsic ha futuro. dichiarato inizialmente che c'era questa offerta dalla Cina, quindi la possibilità che potesse andare via. Poi è arrivato Ancelotti, ha tra virgolette rimesso i piedi in carreggiata a Napoli, dove ha detto mi piacerebbe essere allenato da Ho Ancelotti, ancora 3 anni di ho ancora 3 anni di contratto. contratto, Te però. posso fare sta domanda? E se lui sapesse delle strategie di mercato del Napoli, che magari è arrivato a prendere, sto ipotizzando, un Vidal? No, no, no.
oppure un altro giocatore che comunque gli potrebbe ulteriormente mettere i bastoni tra le ruote e quindi potrebbe aver deciso di andare da un'altra parte per percepire a sto punto anche più soldi e di tanto in Italia che se piglia più. A meno che non è stata proprio, ma penso che in Italia non voglia più giocare, perché comunque dopo che vesti per tanti anni la stessa maglia è difficile cambiare e andare nello stesso paese ad un'altra squadra. Io penso che è lo stesso discorso, faresti una grossa cazzata, una grossa merdata anche. Lo stesso discorso che ha fatto Buffon, dai, parliamoci quindi, chiaro. Di conseguenza, oddio, ho perso il filo del discorso. Se lui comunque ha deciso di andare proprio perché ha sentito di una trattativa per un altro giocatore, è capace pure che è stata la stessa società che lo ha messo in guardia dicendo: guarda che noi stiamo comunque cercando nuovi centrocampisti ed è giusto che lo sai, in modo tale che puoi fare le tue valutazioni. Quindi probabilmente è una cosa che alla fin fine potrebbe convenire a tutti. Credo proprio di sì, io anche resto di questo parere, perché insomma, qualora realmente dovessi andare a prendere un Vidal e Hamsik giustamente potrebbe non avere più le garanzie che ha attualmente, perlomeno in termini di minutaggio, secondo me non li può fare 90 minuti se dovesse arrivare un Vidal, non perché li fare, comunque ma poi dipende pure sempre se rimane Jorginho, però c'è da dire che Jorginho è un ruolo, però aspetta, e Hamsik attualmente però è un altro ruolo. Però se parli di centrocampo comunque nel complesso è probabile che pure Jorginho possa partire, perché si parla di offerte... Sì, importante. Da parte del City, una sessantina di bombe. Sì, 50 milioni di sterline probabilmente, che per un giocatore come Jorginho, secondo me sono anche troppi, molti. Sono tanti soldi, assolutamente sì. Tanti, ma tanti. Voi che ne pensate, ragazzi? Ce lo fate sapere semplicemente, educatamente. Ma educatamente, perché fa caldo? Perché stanno a ballare, stanno a fare macello là fuori e non posso aprire finestre. No, perché sennò si sente la musica. Manca l'ossigeno qua dentro, e questo è il problema. Cioè, mai viste da ballo sotto casa? Ma detto questo, ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti, un bel mi piace, commentate, fateci sapere appunto il vostro, quante volte ho ripetuto, non lo so, il vostro parere, non sento neanche più, da tifosi partenopei, ma non solo, da tifosi del calcio in generale. Secondo voi Hamsik può ancora dare quel qualcosa al Napoli, magari per perseguire l'obiettivo scudetto? Sareste felici o no qualora partisse? Secondo me, se centellinato, il giocatore è ancora indubbiamente un pezzo importantissimo, se non fondamentale, della squadra. Se fosse una questione d'orgoglio, dovesse per lui che però... dice mi sono stufato, te fa 60 minuti, io voglio farne 90, a sto è punto quello. Vado in Cina, dovrebbe che mi danno accettare un ruolo un po' più ridimensionato rispetto agli ultimi anni. Chi lo sa, ma sono supposizioni ovviamente, vedremo. Perché ci basiamo su quello che abbiamo su visto nella scorsa sentiamo, stagione, cioè. Secondo me Ancelotti non glieli fa fare 90 minuti a partita per 38 partite più Champions, anzi secondo più me coppe, in base agli acquisti è probabile che Hamsik parta dalla panchina, però comunque vediamo, chi lo sa, va bene. Fatecelo sapere, quindi vi ricordiamo di scaricare tramite il link in descrizione OneFootball, la nostra applicazione preferita, gratuita e di riferimento, per seguire il mondo del calcio 24 ore su 24, ho cambiato lo spot. 7 giorni su 7. 7 giorni su 7, no, poi sembra un sexy shop, sembra. 365 giorni l'anno. Va bene, ma detto questo, vi salutiamo, non prima di ricordarvi di passare anche tramite il link in descrizione, altro link in descrizione, altro, ma non solo, anche nel commento bloccato in alto, seguiteci su Instagram, Gabboman7, e su Telegram, perché vi inviamo le feed dei video che pubblichiamo giorno dopo giorno, almeno non ve ne perdete ne manco uno, perché YouTube ultimamente mi sta a tappare la vena, mi sta a tappare questa bestemmia. YouTube poi ormai lo sappiamo bene, ma soprattutto con Telegram arriva il messaggio, raga. Messaggio diretto, e poi su Instagram le fate affaracci nostri. Quindi non ci resta che darvi appuntamento alla prossima, alla prossima. Un nuovo video. Tu vuoi che resti Hamsik o no? Mi piacerebbe, perché comunque si è spento il televisore, ma lo immaginavo, lo riaccendiamo perché se no si vede buio. Sì, comunque mi piacerebbe che Hamsik restasse in Italia, perché ha segnato una bella pagina della Serie A. Assolutamente sì. E comunque vederlo partire per andare solamente a prendere soldi in Cina a me dispiacerebbe abbastanza. Purtroppo se sta andando, però se dobbiamo vedere gli interessi di entrambe le parti, quindi società e giocatore, probabilmente è la soluzione migliore. E da tifoso della Roma? Ma che cazzo, non te ne può fregare di meno, va bene, io non mi esprimo, perché tanto io so pure che è un giocatore che non c'ha niente a che fare con la mia squadra, mi dispiace, ti dico la verità, pure a me mi dispiace, perché mi ricordo l'Hamsik, quello che da Brescia si è trasferito a Napoli, ha fatto una scelta di cuore, ha addirittura cambiato procuratore, cioè ha tolto coso, come si chiama, Mino Raiola, proprio perché lo voleva portare a Milano, voleva portare a Juve, voleva portare qua, di là, di sotto, di su, ha fatto la scelta di cuore, non ci dimentichiamo Napoli-Juventus per Hamsik, tanto così c'era mancato veramente poco. Alla prossima, regà. Ciao. Bella.